Ritenevo come l'anima, la donna nella seconda, in seconda fila. Allora, volevo innanzitutto ringraziare Angelica per il suo impegno a 360 gradi in ogni ambito, in ogni... No, veramente, vedo che per i ragazzi fai tanto ed è una cosa estremamente fondamentale, importante. Perché in un certo qual modo ha creduto anche in noi osservatori civici. La nostra attività è iniziata col viceprefetto Capagna nel 2014 con un protocollo d'intesa firmato anche all'epoca forse da Romano, non mi ricordo qual era l'assessore all'ambiente, confermato dal dottor Campanaro che lanciò questa idea degli audit. Alle schede abbiamo lavorato anche noi come osservatori proponendo proprio determinati ambiti, doveva essere un supporto importante per i comuni, proprio per evidenziare le loro necessità, le criticità, offrire suggerimenti. Angelica ha creduto in noi, i viceprefetti tutti quanti, anche il dottor Iorio hanno creduto in noi, e volevo dire che la nostra attività è a conoscenza anche, ormai Bratti è a capo dell'ISPRA, magari se ne potrà parlare di quello che facciamo, perché è stato il dottor Campanaro, anche in commissione bilaterale d'inchiesta su Terra dei Fuochi, è stato ascoltato e ha parlato sia degli osservatori civici, anche del progetto dei corpi civili di pace, di quello che si andrà a fare. Avrei fatto volentieri una piccola tirata di orecchie all'ANCI, al dottor Tuccillo, che ha firmato il patto Terra dei Fuochi all'epoca con il dottor Capagna, avrebbe dovuto accompagnare anche l'attività degli osservatori civici e gli audit, ma non lo vedo spesso molto presente, se non per lamentarsi sulla mancanza di fondi della regione, il che è vero, perché la regione scrive tanto, fiumi di delibere, però poi c'è sempre un problema ostativo per quello che riguarda l'erogazione dei fondi. Ci sono comuni che ancora aspettano la videosorveglianza da accordi presi nel 2014. Grazie. Un'ultima cosa tanto importante, gran parte poi di questo progetto, voluto fortemente da ARS, però un ringraziamento va fatto anche, abbiamo lavorato in tanti alla formazione dei ragazzi, ma vorrei ricordare in modo particolare Bruno Saia, il vostro tecnico informatico che ha aiutato i ragazzi all'inizio a muovere i primi passi sulle mappe. Grazie. Buonasera a tutti, noi siamo io Alessandro, lei è Federica e siamo due dei volontari, dei 12 volontari del progetto di servizio civile e ora di piantarla che è curato dalla cooperativa ARS. Il nostro progetto si occupa di un terreno situato a Casarea che è un territorio che è situato tra Volla e la Trocchia, Volla e Tavernanova ed è ampio, come potete vedere, circa 21.000 metri quadri. Questo terreno nel 2006 è stato soggetto alla costruzione di 16 palazzine abusive. Fortunatamente però queste palazzine abusive sono state individuate e a partire dal 2007, grazie alle forze dell'ordine, sono state abbattute. E così nel 2015, nell'agosto del 2015, il terreno è stato affidato alla cooperativa e grazie a dei volontari ci sono state delle opere di piantumazione e di cura del terreno. E l'anno scorso, inizio dell'anno scorso, ci sono stati... Questi sono i CCP sotto mentite spoglie, se state facendo la mano perché con la siccità siamo dovuti intervenire a salvare gli alberi. Sì, e l'anno scorso poi, inizio dell'anno scorso, sono stati creati anche 6 orti e purtroppo però nell'estate scorsa c'è stato un incendio, questo incendio ha distrutto gran parte dell'operato e niente, però poi stiamo andando avanti e stiamo ripartendo. Il progetto ha l'obiettivo della restituzione di un polmone verde al territorio casarlovese, che è un territorio che ha un'importantissima densità abitativa, parliamo di 6.000 abitanti per chilometro quadrato e che manca quasi totalmente di parchi, prati e aree verdi. E la richiesta dei prati
ci arriva proprio dai bambini ed è proprio i bambini che vogliamo coinvolgere di più nel nostro progetto. Un progetto che ha diversi obiettivi, anzitutto la sensibilizzazione della popolazione locale, quindi i bambini nelle scuole, i giovani nelle parrocchie, fino alle associazioni nel territorio, sui temi quali la salvaguardia del verde, lo sviluppo sostenibile e il rispetto per l'ambiente. In secondo luogo la realizzazione di un'aula ecologica, dove i bambini potranno imparare come distinguere tra piante coltivate e piante spontanee. E quindi come seguire il ciclo vitale di una pianta e i tempi della terra. Il terzo obiettivo invece è quello della piantumazione di alberi e la cura degli alberi già esistenti, la pulizia e la manutenzione degli spazi comuni e la realizzazione di orti didattici che devono servire anzitutto come punto di aggregazione e cooperazione per la popolazione locale. E nulla, questo.